Ci troviamo all'interno del Museo del Contadino di Castelvetrano, Francesco Simanella, per dare la possibilità, soprattutto ai tanti giovani, ma non solo a loro che ci seguono anche oltreoceano, di poter ricordare, di avere dei flash importanti nella loro memoria su quella che fu la tradizione contadina. Protagonista nella storia di questo periodo sicuramente il signor Vito Marino, che è uno studioso, scrittore, che si occupa proprio di tradizioni popolari. Allora, signor Marino, in questo viaggio, quindi noi la ringraziamo tanto, noi iniziamo dalla valigia, la valigia che ha un significato, che sa più di partenza che di arrivo. Perché? Allora, la Sicilia purtroppo, dopo l'unità d'Italia, ha subito una miseria enorme a causa della lotta al brigantaggio e di altre leggi impopolari che avevamo fatto in Savoia. Quindi, anche se sconosceva l'emigrazione, nell'ultimo periodo storico è successa una grande emigrazione verso le Americhe, verso l'Australia, verso la Tunisia. E la valigia quindi è il simbolo di questi poveri lavoratori, contadini, che partivano per non tornare più alla loro terra nativa, anche perché allora i trasporti lasciavano molto a desiderare e quindi una partenza significava un ritorno sicuro, un non ritorno. Quindi restavano nelle Americhe e non tornavano più. Quindi la valigia che si portava all'interno del piroscafo, si diceva. Sì, era la famosa classica valigia di cartone legata con lo spago, che si portava allora, si partenza tutti da Napoli, tante volte erano dei carretti di mare e naufragavano, come succede oggi, e molti sono partiti senza dare più nessuna notizia perché sono scomparsi nel mare. Signor Marino, in questo percorso interessante, sicuramente vediamo un carretto che non è il classico carretto siciliano. Lei poco fa diceva, secondo me qua non ci dovrebbe stare questo carretto. Perché? Questo no, non è un carretto siciliano, ma è un carretto che si trovava, chissà per caso, nei magazzini del comune e dovendo sgombrare, trattandosi una cosa antica, l'hanno messo qua. Ma non ha niente a che vedere con la civiltà contadina. Si tratta di un carretto che si usava nella Prima Guerra Mondiale per il trasporto di esplosivi. Difatti è provvisto anche di molle ammortizzatori per evitare scosse e quindi fare succedere qualche esplosione. Quindi sarebbe un carretto da portare in un altro posto che ricordi, purtroppo, che ricordi le guerre, un come cimelio di guerra Esatto, più che altro. esatto. Però, dico, le selle sono riferibili al periodo del contadino, del... Sì, No, no. queste effettivamente sono del periodo della civiltà contadina. Sono delle imbottiture che si mettevano a dorso degli animali, generalmente il mulo, per evitare di procurare danni. In siciliano come si chiamano? C'è la barda. Questo che cos'è? Guardone. Praticamente questo si metteva a cavallo del mulo e con quei ganci che sono importantissimi si mettevano i pesi da trasportare, che se, per esempio nel caso del frumento si mettevano tre regne, si chiamavano i covoni, tre regne a destra e tre a sinistra, agganciati proprio a questo gancio. E Sudrune quindi portava il peso del padrone e anche degli oggetti da trasportare. Si trasportavano a dorso dei muli anche materiale da costruzione. Qua vediamo uno di questi Sudrune dove si mettevano questo di legno, dove si mettevano i mattoni. Allora le strade ancora non ce n'erano, incominciarono le prime strade a costruirle il Borbone verso il 1820, le famose trazzere. E quindi tutto avveniva a dorso di mule. E a proposito di trazzere, chiaramente le trazzere non erano asfaltate, lo sappiamo, e Assolutamente. c'erano le ruote dei carri, dei carretti che capitava che chiaramente si rompevano. Chi li riparava queste ruote? C'era un carrettiere che erano dei bravissimi artigiani che riuscivano a costruire il carro dalla A alla Z. E questo è il carratore. Carrettiere, detto carrettiere, era tutto in legno,
con dei supporti in metallo, e quindi c'erano altri artigiani che preparavano le bronzine, il circone di ferro, quindi c'era il ramaiolo, quello lavoratore del ferro, e poi c'era anche lo scultore. C'era un'economia. C'era un'economia. E il pittore, sì. E queste, qua ce ne sono di diverse misure. Quelle grosse sono quelle del carro. Purtroppo in questo museo non abbiamo trovato un carretto siciliano, e il carro siciliano purtroppo costa molto, quindi il comune non l'ha potuto comprare. Speriamo di fare un investimento in questo senso. Ma la bicicletta è più moderna del carretto? È stato il primo mezzo di locomozione del popolino, perché allora c'era o il carretto o il calesse, e non c'erano altri mezzi di trasporto, quindi la bicicletta è stata la prima conquista che il contadino ha potuto avere. Certo, era, sicuramente era un mezzo forse anche da ricchi, la bicicletta. Nelle case non potevano mancare quelle che noi chiamiamo le cassapanche, ma allora come si chiamavano? E questo era un casciabanco. Queste sono in legno grezzo, ma ce n'erano anche di legni buonissimi, scolpiti, verniciati, e qui si metteva la dote della sposa, quindi tutti i vestiti, poi si conservava anche il vestito del matrimonio, i gioielli della sposa, si conservavano tutto qui dentro. Signor Marino, però servivano secondo me anche, si potevano anche spedire, perché in questa più grossa c'è scritto Milano. Sì, infatti queste sono di materiale grezzo, quindi si potevano usare anche a posto delle valigie. Gli emigranti tante volte spedivano per via degli spedizionieri queste cacciabanche, quando proprio erano decise a trasferirsi direttamente in una nazione estera. Invece interessantissimi questi quadri, che sembrano insignificanti, che non facciano parte della civiltà contadina. Invece nella casa del contadino non mancavano mai le immagini sacre, perché il contadino era molto religioso, e non mancavano mai le immagini degli antenati, perché dopo la morte continuava una corrispondenza d'amorosi sensi, come diceva il Foscolo, fra gli estinti e i vivi. E tante volte nei sogni venivano le immagini di questi antenati, e davano anche dei numeri da giocare al lotto. Quante cose belle ci sta raccontando il signor Marino. Continuiamo con la pezzatura di allora. Non so se si chiama ancora la basculla. Esatto, anche oggi c'è la basculla. Questo è un modello più antico, e ha queste barre di ferro rotondo, perché serviva per pesare le botte piccoline contenente il vino. Quindi bene, una bascula particolare. Ma quest'uva, quindi il vino, il prodotto finito, veniva messo nei cesti. Questo è per esempio un cartellone, veniva messo lì l'uva? Sì, allora no, non c'erano le ceste di plastica di oggi, e tutto il materiale, tutti gli attrezzi erano fatti di materiale povero, ricavato tutto dalla campagna. Queste erano le cartelle dove si metteva proprio l'uva. Cartelle di vimini? No, queste di canne intrecciate, sono delle canne che si tagliavano in quattro con la falce o con un coltello, e poi si sapevano intrecciare. Ancora c'è molta gente che riesce a fare paniere, cartelle e cartelluna. Leggo qua pompa a mano, signor Marino. Sì, questa qua è una pompa relativamente moderna, perché serviva per portare il mosto nelle botte, oppure per travasare il vino da una botte all'altra. Era manuale, si girava, e c'era uno stantuffo, e quindi provocava la depressione e si portava tutto nel posto del segno. Ecco, vedo alcuni attrezzi. Qua ci sono altri attrezzi del contadino. Quella di sopra è la giunca. La giunca aveva una lama, è una specie di falce, molto molto tagliente, che serviva per la potatura della vite. E poi c'aveva questa lunga, che con la punta sempre tagliente, che serviva per eventuali selvatici, perché l'uva era fatta del portennesto, che era una parte selvatica, e poi si veniva innestata con l'uva desiderata. Allora, quando usciva una piantina abusivamente, diciamo, allora bisognava tagliarla, e quella era la pennetta. Gli altri attrezzi? Gli altri attrezzi... Queste servivano per tirare l'uva
dal trattore, dal camion e dal carretto, quando si metteva un telone. Per evitare che si bucasse, ci mettevano una pallina, quindi le rebbe, le punte erano fatte con una pallina rotonda per evitare appunto questi danni. Poi sotto noi abbiamo la zappa e lo chiantatore. Questa zappa è molto caratteristica. Abbiamo intanto tante forme di zappe. Quella caratteristica era la zappa marsalese, almeno nella nostra zona, che era a forma di cono, di modo che riusciva a rompere la terra. Questa qua è ancora più importante, perché quando si doveva impiantare un uliveto o un vigneto, c'erano le rocche. Allora non c'erano i mezzi meccanici di oggi che rompono qualsiasi roccia, e allora si doveva fare manualmente. Questa zappa è molto pesante, però la punta è stretta, con un acciaio speciale. Quindi quando si cercava di bucare il terreno con quell'altro attrezzo che poi vedremo, per fare il buco, e trovavano una roccia, allora la dovevano rompere con questa. Era una specie di martello pneumatico a mano. Ecco. C'era molto olio di gomito da usare, molta fatica. Va bene, allora andiamo con lo chiantatore, questo, velocemente. Questo è chiamato, c'è scritto qua chiantatore, ma in effetti cioè è chiantatore, e quello più importante era la berrina. Era la stessa forma, ma era molto più pesante, che serviva assieme a quella, lo sapone scritto, serviva per fare i buchi nella roccia. Questo qua, la chiantatura, invece si faceva un buco semplice nella terra per mettere sottoterra il portainnesto della vite. Bene, poi andiamo con una bilancina, così, che questa è di diverse viti, di diverse tipologie. Con i pesi, che insomma è antica comunque. Poi abbiamo questo culature. Allora, colature, qui dentro si metteva un sacco, chiamiamo un sacco, di un tessuto speciale, dove dentro si metteva la feccia, cioè quello che rimaneva della fermentazione del vino, per riutilizzare appunto fino all'ultima goccia e non buttare niente. Allora si metteva lì dentro, questo sacco si gonfiava e non riusciva a uscire più. Allora lo attaccavano a una trave. E attaccato stesso sacco e culature, si gocciolava, dopo alcuni giorni poi lo tiravano fuori e si utilizzava il vino rimasto. Abbiamo questo torchetto di legno. Il torchetto, diciamo, è relativamente recente, ma comunque sta a indicare che il contadino a mano si faceva la pressatura dell'uva. L'uva in effetti una volta si pressava con i piedi, quindi c'era uno spazio apposito dove pressavano, anzi addirittura c'erano delle scarpe speciali chiodate di ferro per pestare, per far uscire bene il mosto. E poi eventualmente lo potevano mettere in questo torchietto invece dei torchi più grossi, e a furia di girare questo ingranaggio scendeva e pressava, e di qua usciva il mosto. Ecco, sì. Ci siamo dimenticati, questo era un paniere che fa parte sempre delle cartelle della stessa lavorazione, e questo era l'ulemme. L'ulemme era un recipiente per la massaia dove mettevano la biancheria da sbiancare, da pulire, a mollo, assieme a quello che oggi chiamiamo i detersivi. Allora non c'erano detersivi, c'era la lescivia, e una lescivia che la massaia riusciva a fare da sé attraverso le ceneri. Le ceneri di legna allora si cucinava a legna o anche a carbone, e le ceneri contenevano potassa, che è un diluente dei grassi, quindi usavano questo come sapone, lo mettevano a mollo e la liscia. Perfetto. Allora, anche siamo a parlare di massaia, queste poi usavano le massaie, queste le pilacciuna, no? Che poi non è il pilacciuna, è quello di pietra invece, e poi si usa quello più moderno a legna. Esatto, questa è la pila, il lavatoio con lo strizzatoio, lo stricatore allora si chiamava. Si riempiva d'acqua, acqua tiepida o acqua fredda, e poi si aggiungeva questa cenere. La cenere si metteva in un sacchetto di tela e si immergeva tante volte nell'acqua, si spremeva per far uscire
gli elementi necessari per lavare. Certo, serviva sempre l'acqua, l'acqua era nei pozzi, è indispensabile che era nei pozzi, e noi abbiamo qua vicino l'acidaro di legno, che io immagino che serviva per tirare magari con la carrucola l'acqua dai pozzi. Esatto, in ogni cortile c'era immancabilmente c'era un pozzo con l'acidara e il pilaccione. Il pilaccione era un lavatoio però ricavato da un blocco di pietra, compreso anche lo stizzatoio, c'era tutto. Quindi dal pozzo l'acqua passava direttamente al pelaccione. Per tirare l'acqua eventualmente occorreva un marchigegno. Questa era la cildara, ce ne sono di diverse forme, era di legno, oppure la curula. Che questa qua era questa in di ferro. Ferro, questa di questa ferro, appesa, di ferro al muro. Sì, appesa al muro. Bene. Poi qua abbiamo i catini, i secchi, quindi l'ucaggio che era di ferro zingato, che scendeva giù. Poteva essere un pozzo, poteva essere anche una cisterna. C'erano molte cisterne, anche oggi si vedono quando si fanno degli sbancamenti, delle antiche cisterne. E c'era la corda e poi alla fine c'era un pezzo di catena, io ricordo, però prima forse la catena non c'era. La catena attaccata al secchio serviva per dare un contrappeso, di modo che appena arrivava toccava l'acqua e col contrappeso si girava il secchio, viceversa era difficilissimo riempire il secchio. Quindi ogni cosa c'è la sua giustificazione. Sempre. Poi abbiamo qua dei contenitori, poi ne vedremo anche dall'altra parte, per contenere l'acqua. C'era la quartara e l'onziro. La quartara aveva la bocca più larga e l'onziro. Ce n'erano di tante misure, c'erano più alte, più basse. Ma questa era una produzione artigiana locale o venivano anche dalla Tunisia? No, noi a Castelvetrano avevamo diverse stazzuna. I Filardo, Gian Gontieri, ce n'erano diversi e li sapevano fare qua, c'erano degli abilissimi artigiani. La quartara, voglio aggiungere, che era anche un'unità di misura del vino, quando si doveva vendere il vino dice tante quartare di vino. All'interno del Museo del Contadino troviamo la stanza che riguarda il ciclo del grano, significa che chiaramente la semina, la mietitura, il raccolto. Signor Marino, che cos'è questo cannizzo? Dato devo dire che questo museo è stato organizzato in questo modo. La prima stanza è generico, quindi c'è un po' di tutto. Poi abbiamo due stanze in particolare, il ciclo del grano e il ciclo dell'olio che vediamo nell'altra stanza. L'ultima stanza è pure mista, però si dedica di più alla cucina e alla stanza da letto, alla camera di una volta. Incominciamo di qua con il cannizzo. Intanto sempre le strisce, si usavano queste strisce di canne tagliate proprio sottili che poi venivano intrecciate sapientemente dai contadini. Questo è un cannizzo, in questo cannizzo si metteva tutti i cereali ma anche i legumi, quindi il frumento, orzo, avena. Ma tutto assieme? No, evidentemente c'era un cannizzo per ogni tipo. Generalmente era il grano, perché da noi il pane e pasta erano gli elementi indispensabili. Il contadino mangiava solo esclusivamente questo. Era alto 2,50 m come media, va bene, poi 1,50 m di larghezza. Qui sotto c'era una saracinesca dove si alzava e usciva il grano necessario per la giornata, per la settimana, si andava poi a macinare. E sopra si metteva un teluneggio, si diceva, per coprire dalla polvere, da eventuali parassiti, e poi si metteva come simbolo delle spighe di grano, come auspicio di benessere, messe sopra. E il cannizzo invece che conteneva le fave era più largo, perché come peso specifico la fava è più leggera, quindi poteva contenere un maggiore quantitativo di... Perfetto. Cosa sono questi? Criva? Durante la cacciata, durante la trebbiatura, praticamente per separare il grano dalla paglia, dalla ciusca, erano necessari diversi tipi di crivelli. C'era questo grosso, si chiamava lo sbarratozzo. E c'erano a maglie più larghe, più strette, secondo le necessità. Poi c'era l'ucrivo d'occhio, che qua non abbiamo, e c'era poi l'ucrivo di sita, che serviva per setacciare la farina. Chi li,
Erano degli artigiani locali o noi acquistavamo in paesi vicini magari? Esatto, praticamente nel passato per le difficoltà che c'erano nelle comunicazioni gli artigiani locali erano in condizione di fabbricare la qualsiasi cosa, tutto quello che era necessario alla vita della collettività. Quindi anche questi crivi si facevano qua localmente. Poi c'erano le fiere, evidentemente, e potevano venire da ditte più specializzate che riuscivano a farlo a un prezzo più inferiore e quindi le vendevano. Bisognava lì aspettare la fiera della tagliata. La classica della tagliata, ecco, o della maculata. Ora, un detto siciliano dice: navemo con le coffe e le cuffine. E noi mi pare che ci avviciniamo alle coffe. Infatti ce ne sono di diversissime forme e misure. C'è la coffa tumenara, la prima perché conteneva un tumulo di grano e serviva nel momento di quando si effettuava la semina. Il contadino lo metteva qui a tracolla attraverso un solo manico e restava aperto, quindi prendeva un pugno di grano e a spaglio lo buttava per la terra. Poi vediamo cosa vediamo, questi strumenti di legno. Sì, abbiamo la pala. Qua poi ne vedremo altre, e questa era proprio per il grano, era in legno perché c'erano anche le pale di ferro, si potevano di ferro, però siccome l'aia era importantissima e non si doveva rovinare, allora si usavano tutti gli attrezzi di legno, quindi vediamo il tridente di legno, la pala di legno per insaccare, per prendere il grano dopo la trebbiatura. Perfetto. E la trebbiatura, ma c'era un aratro anche di legno? Perché allora, abbiamo diversi tipi di aratro. L'aratro alle origini, il primo aratro a chiodo, era fatto in legno con una sola asta. L'asta era lunga 3,60 m, però siccome era soggetta sempre a rompersi e quindi si andava accorciando nel tempo, allora quando si fabbricava si faceva di 4 metri. E a questa asta, nella parte terminale, c'era lo yuvu, il giogo, dove un'asta un po' arcuata, dove si attaccavano per trainare questo aratro, due buoi, due mule, due cavalli. E siccome era abbastanza, la forza c'era perché era un tiro a due, allora si poteva mettere un vomere più grosso oppure a due, addirittura due vomere per fare un maggior lavoro. Recentemente poi è stato inventato l'aratro, mezz'aratro cosiddetto, perché si metteva soltanto, era a due aste, quindi a forbice si chiamava pure, e si metteva un solo animale. Ecco, qual è quello più antico di queste che lei vede? Il primo che si vede. Ecco, ci avviciniamo, signor Marino. Questo lungo quale sarebbe? Ce lo indichi lei, soprattutto lo indica ai nostri telespettatori. Questo qua è il primo tipo di aratro che c'è. Il secondo si chiamava mezz'aratro, perché non mezzo perché era metà dell'aratro, perché si metteva metà degli animali, era un solo animale che tirava tutto l'aratro. E poi c'era l'antiniglia, questa qua che si vede di ferro, con tanti buchi, era il regolatore, che c'è anche oggi nei nostri trattori, che serviva per allargare o stringere quest'arco, quindi praticamente era per andare più in profondità se si doveva rompere più la terra, oppure in superficie. A seconda, bene, ma qua c'è uno strumento bellissimo, antichissimo, che cos'è questo? Allora, questo qua, l'abbiamo visto poco fa, è lo sbarratozzo, che serviva per separare il grano dagli ultimi residui della paglia. Dopo la trebbiatura, c'è tutto un procedimento molto lungo da spiegare, comunque, per separare c'era questo sbarratozzo, formato da tre aste di zabbara, l'agave. Allora nella città contadina non si buttava nulla, tutto era riutilizzato all'infinito. E quindi queste aste, che erano molto leggere ma anche molto robuste, si utilizzava anche per questo lavoro. Legato, quindi poi con le mani si girava. Ma anche le donne partecipavano a questi lavori? La donna contadina lavorava lo stesso dell'uomo, cioè per quello che poteva fare, perché allora i lavori erano molto faticosi e c'erano lavori che poteva fare la donna e altri che faceva l'uomo. Appesi al muro degli strumenti che apparentemente, signor Manino, sembrerebbero strani, ma non lo erano sicuramente per i contadini.
Allora, durante la mietitura, che si faceva con la falce, c'erano queste due attrezze di legno. Di legno, una di legno e una di ferro, col manico di legno, che serviva per raccogliere praticamente i manipoli, perché il contadino tagliava, faceva un manipolo e lo buttava per terra. Poi dietro andava, c'era questo raccoglitore, che con questa c'era l'ancina e l'ancinedra. Inforcava questo grano, queste spighe già con lo stelo, e con l'ancina tirava, l'ancinella l'inforcava, lo legava, erano liature, aveva dei legami nella cintola, quindi li legava e li metteva per terra. Poi si raccoglievano tutti assieme e si facevano le regne, sarebbero i covone, che poi si trasportavano. Sì. Io vedo una balla di paglia. Beh, oggi si usa la balla di paglia, allora c'era lo cetone, c'era due semipalle, cioè una palla tagliata in due, fatta a rete, si riempiva tutto pressato di paglia, poi si avvicinavano e si attaccava e si otteneva una grossa palla, si metteva nel carretto e poi si portava in paese, dove c'era praticamente la paglialora, il contenitore, la stanza addetta per contenere la paglia per l'animale. Io ricordo che anche i materassi di paglia. Sì, non era però la paglia di frumento, era paglia di orzo. Difatti, sì, in quel periodo passava per le strade un venditore e vendeva la paglia longa, cosiddetta. E erano di orzo e la trebbiatura avveniva in maniera diversa. E si faceva di mattina presto perché c'era la rugiada della notte, cosicché la mula, l'animale, non rompesse questo stelo. E quindi restava intero, lungo, e serviva per riempire i materassi. Ogni anno si svuotavano queste materasse, evidentemente si buttavano nella concimaia, perché allora non si perdeva niente, e si riempivano queste materasse. Perché nuove. E poi è venuto il detto nella paglia mi scuro. Ma qua entriamo in un altro argomento. Cioè, era la forma di omertà, si faceva riferimento alla paglia. La paglia mi scuro. Anzi, vuol dire che ci stava bene, io non ho problemi, io mi scuro dalla paglia, no, non ho problemi. La civiltà contadina è piena di detti, di tradizioni, di tante cose belle, di proverbi soprattutto. Leggo uno simpaticissimo: signoruzzo, chiuviti, calarvulidi, su morti di siti. E mannate una buona senza lampe e senza trona. Questa era una poesia che poi Rosa Balestrere ha cantato, una bellissima poesia. Era una preghiera più che altro che i contadini facevano sempre al Signore per la pioggia, perché la Sicilia nel passato, oggi magari si piove molto, anzi se la pioggia è eccessiva, invece allora si facevano delle processioni per avere questa benedizione di Dio, questa pioggia. Ecco, vediamo degli strumenti a proposito. E allora qua abbiamo un paio di strumenti che sarebbero la furlana, che ha una lama lunga con due manici, cioè un manico lungo con due appigli. E questo serviva non per il frumento ma per l'erba. Quindi quando dovevamo mietere l'erba oppure l'erba medica, sarebbe la sulla, noi diciamo la sulla, che era per mangime per gli animali, si usava questo tipo di falce. Poi c'era quella piccolina a forma di falce, si chiamava la furlanedda, era una falce senza denti, era soltanto il taglio molto affilato. Poi lì abbiamo la giunca, è una semiluna, diciamo, arcuata, con un taglio molto affilato, cioè un manico, e questo serviva per decespugliare le piante, non so, nell'uliveto, per tagliare i polloni che uscivano, oppure quando c'erano delle macchie di piante che davano disturbo, avendo il manico lungo si potevano tagliare a distanza senza pungersi. Quindi abbiamo capito ora che il decespugliatore viene proprio da lì. Esatto, anche allora, ma tutto manuale, ma c'erano anche allora. Poi qua vediamo dei contenitori di terracotta, c'è una quartara e tante bumole. Siamo nella stanza dell'ulivo e dell'olio, chiaramente poi viene dopo, con dei contenitori che anche noi chiamavamo le giarre. Che cosa sono? Allora, questa è proprio la stanza del ciclo dell'olio, e quindi il simbolo, essendo l'olio, sono queste giarre.
Queste, c'è quella più grande, quella più piccola, la giarrotta, quella più piccola, fino ad arrivare anche molto grande, la giarra di Don Lollò, classica quella lì, era proprio a misura d'uomo. La caratteristica, perché c'erano quelle per il frumento della stessa misura e quella per l'olio. Quelle per l'olio erano stagnate, dicevano allora, all'interno, c'era uno smalto particolare che diventava impermeabile. Quindi per distinguere se la giarra era per frumento oppure per l'olio bastava guardare all'interno. Generalmente quelle di frumento erano molto più grandi perché evidentemente dovevano contenere molto materiale. E la giarra di Pirandello? Di che cos'era? Per cos'era? Per l'olio? Era per l'olio. L'avevo fatto costruire appositamente per mettere molto, molto olio. Se non che per motivi naturali questa giarra si era spaccata e poi è uscita tutta quella storia di Don Lollò. Benissimo. Vedo degli strumenti a terra, sembrano apparentemente delle latte. Esatto, allora c'erano due sistemi di misure, c'era il decaletro con il sottomultimo il quarto e poi c'era l'utumeno con sottomultiplo l'umunneggio. Il decaletro era leggermente più grande, erano due unità di misure forse attraverso i secoli che si sono sommate e si usavano fino agli anni 50, 60 ancora si usava il decaletro perché non si pesava il frumento, bastava col peso specifico fare il raso, si diceva, il contenitore, che già si sapeva quanto pesava il frumento. Quelli invece vicino sono i classici paniere per la raccolta dell'olivo, no? Il paniere era un contenitore generico, si poteva mettere la qualunque cosa. Evidentemente anche per raccogliere le olive si usava o un canestro oppure questi panieri. Quando si raccoglieva per terra si poteva usare benissimo il paniere. Poi vediamo qua diverse scale, le scale si misuravano a barruna, secondo quante scaline aveva. Dice, ho una scala a 15 scaline, non era a misura. Comunque c'erano scale molto alte, anche 6 metri, perché allora gli ulivi si... La coltivazione in quegli anni era quella molto, molto alta. Oggi, a causa della manodopera, si fanno ad altezza d'uomo addirittura. Signor Marino, ma a quei tempi c'erano i pesticidi, c'era la muscolaria, era tutto biologico. Come funzionava? Allora era tutto biologico. L'unico... Ma perché non perché il contadino sceglieva il biologico? Perché forse non esisteva. Allora non esisteva. Si usava la calce in polvere o sciolta nell'acqua e solfato di rame. Allora c'era la pietra celeste, chiamata usilescio, che poi si scioglieva nell'acqua. Oppure poi c'era anche quello in polvere, che si mischiava con la calce e si formava la cosiddetta poltiglia baldolese. Quindi anche allora c'erano dei sistemi. Purtroppo non c'erano antiparassitari, perché quello lì serviva soltanto per le muffe, quindi quei parassiti vegetali. E quindi i raccolti a volte erano penalizzati? No, perché il solfato del rame praticamente non entra in circolazione nella linfa e quindi era una disinfettazione esterna che poi con la pioggia si dissolveva. Quindi nell'olio non restava nessuna percentuale né di calce e neanche di solfato del rame. Bene, pregherei il signor Marino spostarsi, perché queste olive poi alla fine venivano messe nei sacchi di juta. Sì, per il trasporto tante volte si mettevano nei sacchi le olive, ma il sacco era generico, si poteva mettere anche altro materiale. Comunque per portarlo poi al frantoio si mettevano nei carretti e si trasportavano con questi sacchi di juta. Bene, siamo alla parte finale del prodotto finito, cioè l'olio, che veniva realizzato nei frantoi, ma prima dei frantoi moderni invece c'erano delle attrezzature che io penso avevano gli stessi contadini o no? No, il contadino non poteva, proprio per l'olio era difficile averlo in casa assolutamente, e per l'uva sì, c'erano i proprietari terrieri che avevano delle presse particolari. E questa dell'olio era una pressa manuale, c'era un torchio, che qua abbiamo un prototipo fatto di cartone pressato per dare un esempio, per dare un'idea di cos'era la pressa. E comunque c'erano dei contenitori, delle coffe
cosiddette, che si riempivano del materiale dell'uva già pestata, già trasformata, e si mettevano dentro queste presse. Generalmente se ne mettevano 7, si incominciava da quella più grande e si finiva a quella più piccola. E attraverso la pressa che si girava a mano con una trave, erano 4 operai, 2 spingevano e 2 a tirare, a poco questa pressa scendeva e faceva uscire il liquido. Questo liquido poi decantava dentro dei contenitori le tine circa 24 ore e poi l'olio si prendeva con dei recipienti. L'ultimo poi c'era la piattina, perché l'olio restava un filo in superficie, quindi si prendeva con questa piattina. Per portarla a casa c'erano i cafisi oppure le otre, che erano fatte di pelle di capra. Quindi si riempivano e si mettevano nei carretti e si portavano a casa. Ecco, questa era per una produzione locale o anche c'era già la vendita allora, si commercializzava l'olio? Sì, poi passavano con i carretti i vari commercianti, perché intanto se le portavano tutte a casa. Poi passavano questi commercianti che venivano da fuori, da Palermo principalmente, e si comprava l'olio oppure la murga. Noi dicevamo la muria, cioè quello che restava dell'anno precedente, perché prima di iniziare la raccolta dell'olio si pulivano i contenitori, queste giare si pulivano tutte, e restava la muria, un prodotto. E che se ne faceva? La muria se la compravano, perché poi serviva per i saponi, per il saponificio, oppure nelle distillerie, raffinerie. E noi l'avevamo, c'era la Spero qui a Castelvetrano che faceva proprio questo lavoro. Alla fine della giornata lavorativa dei contadini c'era il meritato riposo, e siamo nella stanza di letto del Museo del Contadino, dove vedo intanto una coperta, non so se si chiama la trapunta. No, questa era proprio un copriletto. La trapunta era di cotone, cioè erano due tele imbottite di cotone e poi trapuntate, cioè legate l'una all'altra per trattenere questo cotone che non si spostasse a destra e a sinistra. Teneva molto caldo, però era pesante. Oggi ci sono i piumoni, sono di gran lunga superiore. Il letto, c'erano i materassi di paglia sotto e quelle di lana sopra. D'inverno evidentemente quelle di lana erano sopra per tenere più caldo. D'estate invece, siccome la lana riscaldava, si metteva sotto e quelle di paglia si mettevano sopra. Evidentemente erano quelle della paglia di stagione, rinnovate. Era una forma moderna del double fass. I letti erano molto alti, perché permettevano anche il sottoletto di utilizzarlo come ripostiglio. Si mettevano valigie, gascebanche, quello che capitava per utilizzare. Allora il contadino tante volte abitava in una sola stanza. Però, signor Marino, diciamo un'altra cosa, che veramente c'era freddo allora, come oggi, però dico, non c'era la stufa elettrica, non c'era lo scaldasonno, non c'erano le piastre ai muri. Però c'erano degli strumenti idonei. Per esempio, cos'è questo di qua? Allora, il freddo c'è stato sempre. Come questo c'è stato sempre. C'è oggi. Anche perché allora tante case dei contadini erano con i canali direttamente, le tegole senza soffitto. Quindi il freddo era abbastanza più forte di oggi. Per riscaldarsi usavano la carbonella, cioè quello che restava dopo il riscaldamento del forno. Questo carbone che si spegneva e poi si riutilizzava per riscaldamento, oppure si usava quello che restava della lavorazione delle olive. C'era la distilleria, la Spero di Castelvetrano, che poi vendeva questi residui e riscaldavano moltissimo. Questo che cos'è? C'era lo scaldamano. Scrafamano, noi lo chiamavamo, di diverse forme. C'era quello di rame rotondo e questo si metteva in grembo per riscaldare le mani. Poi c'era il braciere, e qua ne abbiamo un tipo molto, molto bello, molto lavorato. Più che altro questo qua è il coperchio, e sotto c'era la carbonella accesa.
Ma questo è un braciere dei ricchi, perché mi pare che c'ha una... Molto lussuoso. Generalmente i poveri prendevano un recipiente qualsiasi, ci mettevano la carbonara e si riscaldavano. Vedo anche lo circo. Lo circo, ecco, questo qua era molto importante, perché si metteva la biancheria a riscaldare prima di vestirsi. Allora succedeva questo, che la domenica avveniva il bagno, si facevano tutto il bagno in casa, con gli attrezzi che c'erano in quei tempi, e per non mettersi la biancheria, che era fredda e fossilmente anche un po' umida, intanto si metteva a riscaldare sul circo. Poi per i bambini, i neonati che si cambiavano in continuazione, avevano bisogno della biancheria riscaldata. Era molto utile. Poi serviva anche per evitare che i bambini cadessero dentro il braciere, e quindi era anche una protezione. Allora ne succedevano diversi di questi incidenti, i bambini restavano col viso deturpato. Vedo che sempre la famiglia contadina... Restava lo scaffaletto. Sì. Lo scaffaletto è con questa forma, a bombe, quindi rivoltata, permetteva di intrufolare questo strumento sotto le coperte, sotto le lenzuola. Si metteva uno scaldino, uno scaldamano, e riscaldavano le coperte. Quindi Bene, io sulla sinistra vedo questa sedia un po' particolare. E allora, intanto in quegli anni, fino al 1940-1950, ancora il gabinetto come l'abbiamo oggi, cioè concesso all'inglese, che non permette il passaggio della puzza, allora non c'era. Quindi il pozzo nero lasciava molta puzza, allora si costruiva nel cortile, nel giardino, in un magazzino. E di notte, e quindi anche durante il giorno, utilizzavano, lì lo vediamo, l'orinale oppure lo cantaro. Il cantaro era di cantiere, di terracotta, che aveva quattro manici per poterlo trasportare. La mattina si andava a buttare o nella concimaia il contenuto oppure nel pozzo nero, che si trovava, come ho detto, fuori dell'abitato. La colonnetta, che sembra apparentemente come quella dei giorni d'oggi, si chiamava renalera, perché c'era uno spazio apposito vuoto, cioè senza coperchio, senza cassette, che di notte c'era lo renale. I bisogni fisiologici si facevano vicino al letto. Quella sedia in modo particolare era per gli invalidi, si chiama siggetta, cioè l'ammalato, insomma, si sedeva in quella sedia e faceva i suoi bisogni, perché c'era un buco che permetteva di mettere il cantiere sotto. La famiglia siciliana, ci avviamo verso la fine di questo bel racconto, e ringraziamo per questo sempre il signor Vito Marino, era molto religiosa, le santine, crocifissi, capezzali. Sì, era molto molto religiosa, anche perché allora non c'era lo stato assistenzialista, non c'era l'irrigazione, quindi il contadino sperava sempre nell'aiuto divino per essere aiutato nei suoi lavori. Viceversa, bastava un non nulla per perdere tutta la produzione, e significava la miseria, la morte e la fame per tutta la famiglia. E c'erano difatti il culto allora dell'altarino, e lì vediamo uno di questi altarini con un'immagine sacra dentro, e invece coricato c'è un bambino fasciato. Questa era la bommina, significava la Madonna in fasce. Che cos'erano queste fasce? Oggi non si usano più, ma fino al 1940, massimo 1950, c'era la credenza, ammessa anche dalla scienza medica, che i bambini fasciati in quel modo fino a circa sei mesi crescessero più diritti. Allora si vedevano in giro, io me ne ricordo, dei bambini con le gambe storte. In effetti poi si è capito che era la cattiva alimentazione, mancanza di sole, quindi era la mancanza di calcio praticamente, che queste gambe si incurvavano. Quindi era inutile fasciarle in quel modo, procurando una tortura per queste povere infelici. Ma questo quando avveniva? Ma fino al 50 c'era. Era un fasciatore, era una fascia lunga di tela
e si fasciava comprese le braccia. Strumenti correttivi. Secondo loro sì, secondo la scienza medica di allora erano per correggere sia per la gobba, c'erano bambini che crescevano con la gobba, oppure per le gambe storte. Beh, la massaia lavorava, aveva dei ferri da stiro, a carbone immagino. Beh, questo lo usano ancora i sarti oggi, ma anche se i sarti ormai sono scomparsi. E c'era il ferro da stiro a carbone, dove attraverso i buchi entrava l'aria. Poi era caratteristico, si vedeva la massaia, che questo dondolio per far uscire la cenere e allo stesso tempo ravvivare la fiamma. Era pericoloso perché poteva bruciare le camicie. Questo invece di ferro pieno si metteva sul carbone a riscaldare, questa massa si riscaldava e poi si utilizzava il calore. Poi abbiamo tante attrezze di vario tipo. Abbiamo i tegami di terracotta, il tegame era con uno spessore più basso, invece la pentola era più grossa, era sempre però in terracotta stagnata all'interno, come avveniva per le giare dell'olio. Questo mestolo per esempio di rame è stagnato all'interno proprio di stagno, e questo lo usano ancora i pastori per prendere il siero. Le scope, queste erano fatte sempre di palma nana, la curina, ecco, la palma nana. C'era la scopa e lo scuparino. Questo scuparino serviva anche per allattare, si diceva allora, cioè tendeggiare i muri con la calce. E infine vediamo delle forbici particolari. Queste forbici li usavano e li usano ancora i pastori per tagliare, per tosare le pecore. Perfetto. Signor Marino, noi siamo alla fine di questo racconto bellissimo, però lei che ama molto questo museo del contadino, cosa spera in meglio? Perché mancano anche degli attrezzi, c'è gente che vorrebbe donare, addirittura lei mi parlava che qualcuno ha dato la disponibilità qualche anno fa di portare dei pezzi importanti, ma non c'erano i soldi per trasportare questi pezzi. Cosa si augura lei? Io intanto, come ha detto lei, io amo molto questo museo, perché ci ho lavorato in prima persona, dando la mia esperienza, ma anche lavorando manualmente, perché tutti gli oggetti che ci sono qua in legno li abbiamo passati assieme a Arianna Manescalco, che era la consulente del sindaco, quella che praticamente ha retto tutta la preparazione di questo museo, e assieme abbiamo passato queste velene antitallo, olio di lino, quindi è migliorabile comunque? Sì, manca però intanto, perché mancano sempre i fondi al comune, manca l'iniziativa di qualcuno, perché attualmente insomma ci vorrebbe comunque la base principale intanto è il denaro che manca al comune, quindi non si può fare nessuna previsione. Addirittura volevano regalarci una pressa propria intera, non c'erano i soldi per trasportare dall'abitazione di quella persona al museo, quindi ci voleva del personale, ci voleva un mezzo di trasporto e non c'erano i soldi. Ecco, ci auguriamo che qualche bella ditta di Castelvetrano, che ce ne sono importanti, perché vedo anche degli sponsor all'interno, gente che ha contribuito, possa farla ancora in maniera più forte per regalare alle future generazioni un passato che ci appartiene. Grazie signor Marino. Grazie a lei.